chi il vino non ha segreti e per chi invece sul vino ha tutto da imparare. L'antica grotta unisce sapientemente gusto e cultura. 200 metri quadri di esposizione. Vini rossi, bianchi e rosati, vini sfusi, birre artigianali, champagne distillati. Con le sue 15.000 etichette ed un personale esperto, avrai il vino giusto per ogni occasione. Questo mese l'Antica Grotta ti invita a provare lo straordinario menù degustazione nella sua sede in Corso Giuseppe Mazzini 36 a Bari. Enoteca l'Antica Grotta, la biblioteca del vino. A pranzo o a cena? Stacca da stacco. Crepe dolci e salate, piadine, insalate, panini farciti ai 5 cereali, pizza sushi, pucce artigianali, toast e tantissimi piatti caldi. Stacco è l'urban brekerie che sa stupirti sempre con i suoi menù. Il menù Tasty Good, crepe, bibita e caffè a soli 4 euro e se vieni a pranzo da noi un cupcake gratis per te. Ma Stacco è anche l'ora del tè, con la sua varietà di infusi e dessert potrà rendere dolci i tuoi pomeriggi. Stacco ti aspetta a Bari, in Piazzale Locchi 3. Questa è casa mia. La RSSA Cavallino Hotel è sulla strada statale 96 da Modugno verso Bari. Info 080 566 29 17. Supermercato 5 Stelle. Il massimo della qualità. Prodotti delle migliori marche e i prezzi vantaggiosissimi. Carni di prima scelta e tantissimi preparati. Salumi, latticini e formaggi di prima scelta. Aperti tutti i giorni dalle 7.30 alle 14 e dalle 16.30 alle 21. Il supermercato 5 Stelle combatte la crisi con prezzi sorprendenti. Il supermercato 5 Stelle vi aspetta nelle sue due sedi, Piazza Umberto 80 e Corso Vittorio Emanuele 73 a Bari Carbonara.
Amici sportivi del calcio che ci piace, un cordiale buongiorno, bentrovati da Marcello Mancino, 43esima puntata stagionale del calcio che ci piace di questo venerdì 3 aprile 2015. Ahimè, oggi giorno di passione, vigilia prepasquale, oggi tema giornata, mischiando il sacro e il profano, potremmo dire ovviamente passione biancorossa. Ahimè, brutta sconfitta quella di ieri sera alle 20.30 Liberati di Terni. Ne parliamo ampiamente nella prima parte, come sempre dedicata alla FC Bari, del nostro programma. E seconda parte invece vi preannuncio, sono stato ieri ad Andria, ringrazio anzitutto l'ufficio stampa Valerio Zeffirino per l'ottima accoglienza ricevuta ieri al degli Ulivi. Ieri purtroppo anche l'Andria ha subito una sconfitta al 90° col Potenza. Nella seconda parte quindi interviste, video, davvero contenuti e davvero tante belle cose da mostrarvi. Vi presento subito il mio gradito ospite di questa 43esima puntata. È un graditissimo ritorno il mio collega, giornalista e collaboratore della Gazzetta del Mezzogiorno, Pierpaolo Paterno. Ciao Pierpaolo. Ben trovato Marcello, non ti nascondo che se non avessi preso l'impegno con te la settimana scorsa, oggi avrei volentieri fatto a meno di essere qui per indossare queste vesti scomodissime di commentatore di questo sì, posto. Ahimè, purtroppo ci tocca farlo. Ovviamente grazie per aver accettato il mio invito e ben ritrovato Pierpaolo. Saluto Lucio Costantini da regia. Ciao Lucio, ben ritrovato a te e a tutto lo staff di Fly TV, i nostri portali web che collaborano con noi. Quindi saluto www.solobari.it, www.palogol.it, www.forzalabari.it e ovviamente la Gazzetta Meridionale, per il quale collaboro. Ricordo la web TV della Gazzetta Meridionale, la Gazzetta Meridionale TV.com. E inoltre, solo per ultimo, perché fa parte da poco della famiglia del calcio che ci piace, ma abbiamo intrapreso una bella collaborazione con www.barinelpallone.it. Saluto il suo direttore Tommaso Di Lernia. Io devo, come sempre, in apertura di trasmissione, facciamo così, Lucio, grafiche per capire quello che è accaduto ieri sera, perché veramente siamo la prima TV che va in onda subito dopo il match delle Liberati e comunque anche sul campionato ovviamente di Serie D, e anche poi una finestra anche sulla Lega Pro oggi la facciamo. Ma quindi andiamo subito con le nostre grafiche, Lucio, gentilmente se me vanno in onda, eccole qua. Quindi campionato di Serie B, la 34esima giornata ha visto quindi Carpi-Bologna 3-0, è stato l'anticipo del mercoledì, il Carpi ormai si può dire è in Serie A. Avellino-Modena 1-0, Crotone-Spezia 2-0, Latina-Cittadella 3-2, Livorno-Lanciano 1-0, grandissimo gol di Galabinov, giocatore che è stato anche accostato al Bari a gennaio, è davvero un esordio positivo per Cristian Panucci. Eh sì, assolutamente, davvero gran bel gol quello dell'attaccante del Livorno. Pescara-Brescia, la sorpresa di giornata, 3-2 per Rondinelle. Provercelli-Vicenza 1-1, Ternana-Bari, ahimè, 2-0, Trapani-Frosinone 3-1, Varese-Catania 0-3 e Virtus Entella Perugia 0-2. Classifica, ahimè, non più sorridente come appena 4 giorni fa, nel senso che ovviamente la zona playoff si è allontanata e forse definitivamente, perché sono 6 punti, ma in realtà sono 7, perché guardando gli scontri diretti il Bari è out con entrambe le squadre in questo momento che occupano la zona playoff, sì. Quindi sia Livorno che Spezia che Perugia, ma soprattutto da sotto iniziano a correre, quindi bisogna guardarsi più che altro alle spalle, perché sono esattamente 5-6, poi bisogna capire un attimino bene esattamente i punti, diciamo 6 di vantaggio, sì, perché sono 5, però là negli scontri diretti, per esempio con la Provercelli, sei in vantaggio, quindi sarebbero diciamo 6 i punti di vantaggio sulla zona play-out. È vero che ci sono tante squadre dietro, ma qua dobbiamo già affrontare e bene anche poi ovviamente il tema del prossimo match, che sarà diciamo Pierpaolo fondamentale per i sorti dei biancorossi, sarà quello tra Bari e Crotone in programma sabato, non domani ma sabato prossimo 11 aprile contro il Crotone, un vero sì. Match salvezza. Ma Pierpaolo, facciamo ovviamente ordine e partiamo da quello che è accaduto ieri con la Ternana.
I tifosi del Bari si sono letteralmente scatenati sui forum perché hanno ovviamente dimostrato tutta la loro delusione. Io parto da quello che è stato il primo tempo. Come può essere un Bari comunque così propositivo, ben messo in campo, pericoloso come primo tempo e così molle, inefficace, senza reazione nel secondo? Guarda, mi fai una domanda difficilissima. La prima considerazione che mi viene in mente è questa. Cerchiamo di fare un'analisi obiettiva e serena. Se il Bari non dovesse raggiungere i play-off, senz'altro non sarà colpa per questa sconfitta di Terni, ma sicuramente per colpa dei tantissimi punti sperperati nel corso del girone di andata. Quindi questa è già una premessa fondamentale. I tifosi sono arrabbiati, i tifosi hanno ragione, siamo nel cuore del triduo pasquale, come dicevi tu in apertura, i tifosi del Bari stanno vivendo la loro giornata di passione, il loro venerdì di passione, probabilmente dovranno riporre a questo punto quasi definitivamente i sogni playoff. Mancano 8 giornate alla fine, 8 giornate, l'abbiamo visto prima, microfoni spenti, non tutte semplicissime, 8 giornate utili per trasformare quello che Nicola nei giorni scorsi ha definito un micro obiettivo nell'unico obiettivo stagionale a questo punto, che diventa la salvezza. Quota 50 punti, anche se ti dirò di più, non sono così sicuro che, l'asticella, che i 50 punti siano sufficienti per la tranquillità. 53 secondo me è la salvezza sicura, 52-53, come commentavamo appunto con te a microfoni spenti. Il vero problema del Bari di questo, diciamo, per l'aggiungimento dei playoff non è tanto, come tu, dicevi tu giustamente, le 8 partite rimanenti, ma oltre il distacco di 6+1, perché abbiamo già detto il Bari c'ha tutti gli scontri. E poi tra l'altro attenzione, cioè, il Frosinone deve ancora recuperare una partita. Benissimo, ma oltre a questo è proprio le difficoltà delle partite che il Bari andrà a disputare. Non dimentichiamoci, avremo in casa nel venerdì pre 25 aprile l'anticipo col Bologna, andremo a Carpi, col Carpi ormai lanciato verso la Serie A, poi scontri davvero Trapani fuori casa, Spezia, quindi ecco perché bisogna effettivamente guardarsi le spalle. E Pierpaolo, io ti dico francamente questo, proprio con te voglio fare un'analisi schietta e sincera. Perché questa, secondo te, cosa è mancato a questo campionato del Bari? Perché è davvero questa alternanza di risultati che crea questo davvero malumore. Perché se la squadra fosse stata continua nella sua anche mediocrità, forse oggi non saremmo parlando appunto anche di playoff o di obiettivi più nobili, se non quelli di una salvezza, che è la base per una società comunque come la FC Bari. Noi vediamo solo domenica scorsa, vedendo un gran bel Bari, ma anche ieri, il primo tempo a Terni, il Bari è stato comunque protagonista di un bellissimo match con la Ternana, perché il primo tempo del Bari è stato assolutamente propositivo, Bari ben messo in campo, ordinato, non ha subito nulla della squadra umbra, guarda, inoperoso in tutto il primo tempo, Bari pericoloso, e forse quel palo che aveva salvato il nostro portiere Guarna e quindi la vittoria con la Provercelli negli ultimi minuti, che sembrava un segnale magari di poter veramente sognare questi playoff e questo obiettivo anche comunque stagionale del Bari, invece quel palo di Contini, forse lì si è fermata la corsa playoff. Quello di ieri sicuramente è stato un Bari a doppia velocità, dici bene, gran bel primo tempo, tante le occasioni importanti, penso a quella di Galano, Romizzi 2 volte davanti al portiere, e l'occasionissima dopo la mezz'ora di Contini con il palo, poi blackout totale di una squadra che nel secondo tempo, quando colpita dagli avversari, tra l'altro una Ternana
permettimi di dirlo, che ha palesato davvero tutti i limiti strutturali, una squadra davvero limitata che ha raccolto i due gol su due autentici regali, lo scrive anche il mio collega Antonio Loremondo sulla Gazzetta del Mezzogiorno questa mattina. Il Bari ha perso contro una squadra di fantasmi, questo purtroppo aumenta l'amarezza dei tifosi, aumenta l'amarezza di noi commentatori. Tu insisti sui perché, noi come cronisti dobbiamo limitarci a raccontare i numeri, a raccontare quello che vediamo. Questa domanda andrebbe girata direttamente a Nicola, che a caldo nel post partita ha rilasciato delle dichiarazioni che mi hanno fatto un po' riflettere. Nicola ha detto, oltre ad aver bacchettato Schiattarella per errore, Schiattarella che tra l'altro al quale tra l'altro gli va riconosciuta l'onestà intellettuale di aver ammesso gli errori in occasione del primo gol di Ceravolo, ma lì c'è anche la compartecipazione nel secondo gol insieme a Rinaudo. Dicevo, Nicola ha esordito dicendo dobbiamo imparare ad essere umili, dobbiamo imparare a gestire la rabbia. Ora è chiaro che nella vita non si smette mai di imparare, però quando mancano soltanto 8 giornate alla fine, credo che il tempo a disposizione per imparare ancora sia esaurito. Allora, noi abbiamo in collegamento, scusa per Paolo se ti interrompo, ma abbiamo il consueto collegamento telefonico del venerdì, e quest'oggi sono contento perché lui ormai è l'abitué del calcio che ci piace, veramente mio grande amico e mio, posso dire tranquillamente, mi aiuta tantissimo, ed è Diego Marzulli, che è il mister dell'Ussipuglia, ovviamente giornalista e collaboratore della Gazzetta Mezzogiorno. Ieri era presente a Liberati di Terni. Ciao Diego, buongiorno. Ciao Marcello, buongiorno a te, alla redazione, a tutti i telespettatori. Un abbraccio al mio caro amico Pier Paolo anche. Ciao Marcello. Ciao Diego, ciao Diego. Allora, ciao, Diego. Faccio sempre, ti interrompo solo per dirti, e tutto lo faccio con grande cuore perché per Sky TV questo ed altro, dai. Grazie Diego. Ascoltami, Diego, io chiedo poi anche a Lucio Costantini di mandarmi ovviamente le foto esclusive che mi hai mandato ovviamente ieri dalla sala stampa del Liberati di Terni. Allora, Diego, facciamo un'analisi come già stavamo facendo con Pierpaolo. Tu eri ovviamente presente e soprattutto prima di concentrarci ovviamente su quello che è accaduto sul campo, io invece ti chiedo quello che è accaduto nel post partita, perché Pierpaolo stava appunto, mi ha lanciato l'assist facendo una battuta sulle dichiarazioni del mister Nicola. Io faccio senza alcun tipo di polemica, sia chiaro, però voglio farti una piccola riflessione, ovviamente voglio la tua risposta. Io ieri sai perfettamente, sì, sono stato ad Andria. Ti faccio questa differenza di proprio di vedute degli allenatori. C'è un mister come Favarin che perde una partita ieri, scontro diretto con l'Andria prima in classifica contro la seconda, comunque lui ha espresso chiaramente le sue ragioni del perché poi magari è arrivata la sconfitta della Fidissandra. Io da Nicola, leggendo, meglio, sentendo le dichiarazioni ieri a caldo su Sky oggi con la Gazzetta del Mezzogiorno, appunto con il nostro amico e collega Antonio Loremondo, ti dico sinceramente non sento queste... Cioè, un allenatore deve pur saper dichiarare ovviamente quello che è accaduto ieri. Sì, è andato contro l'errore di Schiattarella, quello, però vedere un Bari così, due facce, perché il primo tempo, lo sto dicendo, bel Bari, non ha subito nulla, neanche un tiro in porta, guarda inoperoso, due volte pericoloso con Galano e con Contini. Secondo tempo questa trasformazione è davvero... Cioè, che succede a questo Bari? Perché? Ma dato di fatto, secondo me, che a una giornata in meno di campionato abbiamo allungato il distacco con i playoff, se vogliamo parlare di ambita promozione in zona playoff. Poi se il tema è questo, dobbiamo prendere atto che è una giornata negativissima proprio sotto questo aspetto, e bisogna sicuramente il mister del primo che ne prende atto e bisogna riconoscerlo. Sull'esame un po' della gara, però io
anche nel primo tempo non ho visto questo grande vantaggio del Bari, era un sostanziale pareggio, secondo me giusto, sostanzialmente giusto, perché poi anche la Ternana era ben messa in campo. E guarda, c'è un'occasione sempre con Ceravolo che di poco non la mette dentro, quindi probabilmente le prime avvisaglie erano già nella prima parte di gara, però il Bari era molto ben messo in campo, era diciamo fisicamente a posto. Io ho notato invece nella ripresa un calo proprio di energie, frutto probabilmente della gara di domenica, dopo 4 giorni una nuova gara, quindi probabilmente per questo, ma non ritengo valide come scusanti. In effetti bisogna farsi una colpa, perché come ho detto prima è una giornata in meno di campionato e 3 punti in più dalla zona playoff. Benissimo. Diego, ne approfitto perché in onda in questo momento c'è la foto con Giorgio Perinetti, che era presente ieri sera grandissimo al Liberati. Vi assicuro, intanto mi ha mandato diciamo i saluti a tutti i tifosi, perché tiene ancora tanto la città di Bari, e quindi calorosamente mi ha esternato Diego, questo saluto da fare a tutti. Sì, Diego, ma il direttore ti ha spiegato perché era lì per sbaglio o per godersi una spettacolare e meravigliosa partita di Serie B? Ma come ti accennavo, soprattutto perché lui tiene al Bari, lo ha detto in maniera anche ai dirigenti della Ternana, che teneva a vedere questo Bari, tifare per il Bari. Era diciamo come ha detto ai lavori, perché compete come ruolo, però non assolutamente con qualche incarico speciale, magari vedere qualche giocatore, qualche atleta che potrebbe interessarvi nel futuro, però nulla di più, diciamo più attaccamento al Bari. Questa è stata una cosa veramente e chissà che invece non sia magari un possibile ritorno, magari quello di Giorgio Perinetti proprio da giugno, magari con nuovi. Guarda, su questo ho un grande rispetto di Antonelli, quindi per adesso dico non è neanche giusto parlare di questo. Ricordiamo però, Diego, che ovviamente noi dobbiamo fare anche un po', dobbiamo mettere anche un po' di pepe, come giusto che sia, perché certo, ovviamente è il nostro lavoro e dobbiamo quindi anche cercare ovviamente le notizie, come giusto che sia. Io penso che se Perinetti ci fosse ieri sera di 2 aprile prepasquale, qualche segnale potrebbe esserci, considerando che ricordiamo che Antonelli a giugno ha il contratto di scadenza e sino ad oggi non penso che sia stato, nessuno abbia rinnovato la fiducia in questo, meglio la fiducia, il contratto al direttore sportivo. Quindi io ti dico, non ho problemi a dirlo, sai perfettamente come la penso. Penso che Perinetti era già da prendere quest'anno, perché conosce, proprio per la conoscenza che ha di Bari, l'amore che ha per Bari e l'amore che i baresi hanno per il direttore sportivo, penso che invece sia un connubio importante, perché purtroppo ancora, Diego, dobbiamo analizzare i fatti. Il Bari, ora dobbiamo analizzare i fatti, dobbiamo pensare solo e esclusivamente alla salvezza. E la partita col Crotone è un crocevia pazzesco. Pierpaolo diceva giustamente a microfoni spenti, ma che contraccolpo può avere questa sconfitta? Allora, dicevo senza dubbio il ruolo del direttore sportivo, però io ritengo che sono sempre i giocatori che possono fare le differenze in campo. Assolutamente. Ieri questo non l'hanno dimostrato, soprattutto nel secondo tempo, come abbiamo detto, ben avete detto anche voi. Quindi il risvolto è tutto negativo, perché, ripeto, è possibile sempre riprenderci quella zona benedetta per noi. Sì. Però diventa tutto più complicato, significa andare a Trapani già con il piglio giusto, significa in casa non perdere più colpi, significa tanto. Le probabilità, se guardiamo anche un po' il calcolo delle probabilità, diventano sempre più difficili. Assolutamente. Diego, una battuta da Pierpaolo e poi una da parte mia, vai Pierpaolo. Sì, Diego, dicevi prima, dimmi. Tu che insomma sei stato lì a te in impresa diretta, parlavi di un Bari accorto di energie nel secondo tempo. Per me sì, nel secondo tempo. Io invece ho avuto un'altra sensazione, perché i giocatori del Bari li vedevo correre sino al quarto ed ultimo minuto di recupero, ma
l'impressione che ho avuto è che girassero un po' a vuoto, cioè che non sapessero bene cosa fare. Un bell'uomo che giocava sulle linee orizzontali, delle volte addirittura indietreggiava, quindi poche idee confuse, questa sensazione ho avuto. Non abbiamo avuto... perso anche, poi, abbiamo perso anche delle palle a centrocampo incredibili, quindi cosa succede là? Quando c'è poco ossigeno in testa, no? Si sbaglia di più facile, quindi... per me la preparazione fisica ha tenuto, però la verità, Diego, è anche un'altra, che il Bari, la gara di domenica, voglio dire, dopo 4 giorni un'altra gara, probabilmente è stato questo, insomma, che ha influito i ragazzi, La verità. Quindi, è questa, che il Bari in occasione dei due gol della Ternana non ha dimostrato nessuna reazione, cioè non c'è stata nessuna reazione, e se c'è stata è stata molto che molto viene riconosciuta. Dal punto di vista cartaceo, diciamo, in campo non è stata dimostrata. Poi non si può con quella leggerezza subire due gol. Io non vado a colpire l'individuo, attenzione, non è troppo facile, perché sbaglia uno, di regola la grande squadra sopperisce con il secondo o il terzo che riesce a coprire il buco. Invece lì c'è stato la prima defiance ammessa anche da Scatarella, ok, ma poi il secondo, cosa raccontiamo ai tifosi? Che c'è stata una dormita generale, cioè un gol alla Del Piero, no? Come è stato definito dai colleghi di Terni, di Ceravolo, probabilmente lo si fa con molta leggerezza, perché evidentemente è stato lasciato tanto spazio a questo attaccante. Diego, scusa se ti senti troppo, ma sai quali sono i tempi televisivi, li sai perfettamente. Io ti ringrazio davvero, so che hai fatto davvero tutta una tirata, anche per essere in collegamento con me quest'oggi, davvero grazie di cuore, ovviamente poi ci vediamo di persona, auguroni di cuore. Grazie a voi, approfitto per fare gli auguri di buona Pasqua a tutti e che il dopo Pasqua ci riservi, insomma, gradite sorprese. Assolutamente, Diego, davvero grazie e a prestissimo. Un abbraccio a tutti i tifosi e a tutti voi in redazione. Grazie, ciao Diego Marzulli, giornalista, collaboratore della Gazzetta Mezzogiorno e mister dell'Ussi Puglia. Io voglio aggiungere una cosa, consentimi Pierpaolo, poi andiamo con le domande dei tifosi da casa. Una cosa doverosa, perché il calcio che ci piace, lo dico sempre, è una trasmissione libera. Oggi mi permetto, visto il mio ruolo, una critica costruttiva, sia chiaro, perché così come io tranquillamente ho sempre detto e lo ripeto ancora una volta, sono a favore, a sostegno, nel mio piccolo sostengo questa nuova società, perché credo in quello che sta facendo questa FC Bari 1908 da tutti i punti di vista, quindi però bisogna anche criticare, quindi bisogna anche criticare e fare ovviamente bene il nostro lavoro. Pierpaolo, penso che sia ovviamente d'accordo. Ci tenevo a sottolinearlo. L'ho detto prima, la nostra deve essere un'analisi obiettiva e serena, nessuno vuole dare la croce addosso a nessuno. È chiaro che, ripeto, commentiamo quello che abbiamo benissimo, visto. Benissimo, no, perché ci tengo. Sinceramente, il Bari del secondo ci tempo. Ci tenevo di a dirlo, perché poi noi giornalisti siamo anche oggetto, ovviamente, di critiche. Tutto quanto. Io invece lo dico tranquillamente: noi siamo corretti sempre, io soprattutto in prima persona, conduttore di questa trasmissione, e ripeto, quindi ci tenevo a sottolineare questo. Le domande dei nostri tifosi da casa, come sempre, fantastici, perché anche in notturna davvero ci seguono e ci aiutano. Ovviamente sono oggi soprattutto i veramente fedelissimi, premio le loro domande come sempre. Il primo è Giuseppe Ruggero. Ciao Giuseppe, ciao Marcello, purtroppo penso che i playoff dopo questa sconfitta ce li siamo praticamente giocati. Una critica la devo fare al nostro mister: perché far giocare Schiattarella fuori posizione e non Sabelli o comunque Salviato? Non mi sembrava proprio il caso. Questo anche col punto esclamativo, quindi ti fa capire veramente la delusione. Devi pensare a programmare la prossima stagione. Sono d'accordo con te, Giuseppe, lo dico senza problemi. Pierpaolo, guarda, è inutile nasconderci, Schiattarella è uno degli uomini di Nicola. La giustificazione che il mister ha dato all'impiego di Schiattarella nel ruolo di terzino non è il suo ruolo, al posto di Sabelli o di Salviato, che invece sono dei terzini, è stata che Sabelli era stanco dagli impegni della nazionale dell'Under 21.
non ci era sembrato così stanco, in realtà particolarmente stanco. È chiaro che questo col senno di poi, gli assenti hanno sempre ragione, Schiattarella ha commesso un errore e l'ha pagato caro, e con lui anche il Bari. Faccio la seconda domanda, quella con Loredana Caporizzi. Ciao Loredana, eccoci qua. Loredana, ciao Marcello, un saluto ai tuoi ospiti. Un commento post partita: il Bari determinato, veloce e motivato, che abbiamo visto al San Nicola contro Provercelli, dove era? Bravissima Loredana, sono perfettamente d'accordo con te, l'abbiamo affrontato in questa puntata. Contro la Ternana ho visto una squadra non molto in forma, direi che l'assenza di Ebagua si sente molto, giusto, sono d'accordo. Quali saranno le scelte di mister Nicola il prossimo 11 aprile, considerato la sconfitta a Liberati? Beh, Pierpaolo va già ovviamente prospettando il match salvezza, a questo punto fondamentale per i biancorossi contro il Crotone. Il Crotone è un avversario ostico, non dimentichiamo che ieri ha battuto lo Spezia in piena corsa per i playoff, quindi le scelte di Nicola quali saranno? Dovrebbe rientrare Ebagua sul fronte d'attacco e per il resto aspettiamo. Perfetto, va benissimo così. Poi recupero anche l'altra domanda nella seconda parte, quando faccio avanti la conclusione della puntata, di questa 43esima puntata stagionale del Calcio che ci piace. Noi andiamo in pausa pubblicitaria, seguite come sempre i nostri sponsor fondamentali e ricordo, gruppo ufficiale Facebook, iscrivetevi sempre numerosi, quindi basta scrivere su Facebook appunto Il Calcio che ci piace, contattateci per fare la vostra pubblicità qui in trasmissione e ricordo sempre su YouTube il canale ufficiale per rivedere tutte le nostre puntate, basta scrivere su YouTube Il Calcio che ci piace spazio Fly TV. Vi aspetto qualche minuto di pubblicità, a tra poco Il Calcio che ci piace, seconda parte. Per chi il vino non ha segreti e per chi invece sul vino ha tutto da imparare. L'Antica Grotta unisce sapientemente gusto e cultura. 200 metri quadri di esposizione. Vini rossi, bianchi e rosati, vini sfusi, birre artigianali, champagne e distillati. Con le sue 15.000 etichette ed un personale esperto, avrai il vino giusto per ogni occasione. Questo mese l'Antica Grotta ti invita a provare lo straordinario menù degustazione nella sua sede in corso Giuseppe Mazzini 36 a Bari. Enoteca l'Antica Grotta, la biblioteca del vino. A pranzo o a cena? Stacca da stacco. Crepe dolci e salate, piadine, insalate, panini farciti ai 5 cereali, pizza sushi, pucce artigianali, toast e tantissimi piatti caldi. Stacco è l'urban brekery che sa stupirti sempre con i suoi menù. Il menù Tasty Good, crepe, bibita e caffè a soli 4 euro e se vieni a pranzo da noi un cupcake gratis per te. Ma stacco è anche l'ora del tè, con la sua varietà di infusi e dessert potrà rendere dolci i tuoi pomeriggi. Stacco ti aspetta a Bari, in Piazzale Locchi 3.
perché questa è casa mia. La RSSA Cavallino Hotel è sulla strada statale 96 da Modugno verso Bari. Info 080 566 29 17. Supermercato 5 Stelle. Il massimo della qualità. Prodotti delle migliori marche e i prezzi vantaggiosissimi. Carni di prima scelta e tantissimi preparati. Salumi, latticini e formaggi di prima scelta. Aperti tutti i giorni dalle 7.30 alle 14 e dalle 16.30 alle 21. Il supermercato 5 Stelle combatte la crisi con prezzi sorprendenti. Il supermercato 5 Stelle vi aspetta nelle sue due sedi, Piazza Umberto 80 e Corso Vittorio Emanuele 73 a Bari Carbonara. Ed eccoci qui, seconda parte del Calcio che ci piace di questo venerdì 3 aprile 2015, 43esima puntata stagionale del Calcio che ci piace. Ben ritrovati da Marcello Mancino qui su Fly TV, canale 218 del digitale terrestre. Ricordo come sempre poi la replica alle 21, questa sera in prima serata, e domani mattina alle 9. E poi tutte le puntate, ricordo sempre, su YouTube, canale ufficiale Il Calcio che ci piace, spazio Fly TV. Abbiamo parlato, ahimè, come ho detto oggi, mischiano un po' il sacro e il profano, la passione del Bari, ahimè, la brutta sconfitta ieri con la Ternana, ma seconda parte come sempre dedicata al calcio dilettantistico. Ieri sono stato al Dei Ulivi di Andria per la partita tra la Fidelis Sandia e il Potenza. Ahimè, il Potenza ha fatto il blitz, come si suol dire, ha vinto 3-2 in casa della Fidelis, e la Fidelis mantiene sempre il primato, ma ora 3 punti di vantaggio proprio sul Potenza e 5 punti sul Taranto, vittorioso in trasferta. Ne parlo con il mio gradito collega in collegamento telefonico. Lui è uno storico giornalista andrese, conosciuto anche televisivamente, lavorava tranquillamente, possiamo dire, per Telenorma e corrispondente della Gazzetta dello Sport. Un saluto, un benvenuto qui al Calcio che ci piace a Peppino Ernesto. Ciao Peppino. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Grazie a te Peppino, e grazie invece a te per l'accoglienza ricevuta ieri. Ho ringraziato ovviamente sia a te che anche in apertura di trasmissione Valerio Zeferino, il responsabile dell'ufficio stampa dell'Andria. Davvero grazie per l'accoglienza ricevuta ieri ad Andria da parte tua e da parte di tutti i colleghi della carta stampata e televisiva. Quindi volevo ovviamente ringraziare tutta la piazza di Andria. Un tifo meraviglioso, poi ovviamente mostreremo le immagini con te ora mentre siamo in collegamento e poi i video invece che ho realizzato. Peppino, ieri parliamo subito di quello che è accaduto, perché sinceramente sul 2-2 l'Andria, magari, che ha rimontato due volte, ricordiamo, il Potenza ieri, con un pizzico forse di maturità in più poteva conseguire il pareggio e mantenersi appunto quei 6 punti sul Potenza, che invece ora sono diventati 3, perché ieri si è visto chiaramente che la difesa era in difficoltà, il punto debole della Fidelis, lo dimostrano i dati, 7 gol presi in 2 partite. Sì, in effetti. Pronto? Sì, ti sento, vai Peppino, ti sento bene. Sì. Sì, scusami per un attimo, avevo perso la linea. Vai. Niente, chiaramente l'Andria ha pagato negli ultimi tempi assenze importanti in difesa, quella di Allegrini, e in attacco quella di Strambelli, ma ieri, hai detto bene, ha fatto un enorme errore di valutazione, perché sul 2-2 ha continuato ad attaccare alla ricerca del gol del 3-2, ma assolutamente in quel caso era vitale custodire il 2-2 che stava maturando e che avrebbe consentito all'Andria di mantenere 6 punti di vantaggio sia sul Taranto che sulla Potenza a sole 5 giornate dal termine. Invece adesso chiaramente si trova col fiato sul collo del Potenza e con il Taranto in salute, che è a soli 5 punti, e naturalmente questo cambia notevolmente le prospettive del finale di stagione dell'Andria, che poteva arrivare comodamente alla promozione dopo una lunga ricorsa, e adesso invece bisogna vedere come reagirà questa duplice sconfitta con Taranto e Potenza, che ha rimesso tutto in gioco.
Senti Peppino, una domanda proprio questa, però può essere un turno a favore il prossimo dell'Andria, perché c'è il match proprio tra Taranto e Potenza, quindi nonostante la sconfitta ieri diciamo che il calendario è favorevole all'Andria, perché questo match dello Iacovone può far sì che una delle due tra virgolette si faccia male e quindi ovviamente avere un vantaggio, e l'Andria invece ha una trasferta tutto sommato agevole perché va sul campo del Pomigliano, quindi è una partita che sulla carta l'Andria assolutamente non deve fallire. No, l'Andria gioca a Pozzuoli con sì, la Puttolana. Scusami, perdonami, con la Puttolana. Sì, e con la Puttolana l'ultima in classifica, sulla carta è così, però è chiaro che adesso bisogna vedere l'Andria come reagisce, perché adesso è un problema anche di testa, oltre che di gambe e oltre che di tecnica. Tu sai bene che a questo punto della stagione l'aspetto psicologico conta forse più ancora che l'aspetto tecnico, e bisognerà vedere come l'Andria reagisce, ha 10 giorni a disposizione per metabolizzare questa doppia sconfitta. Se torna a fare l'Andria è chiaro che a Pozzuoli l'Andria contro l'ultima in classifica dovrebbe essere nettamente favorita, però è un'incognita quella, come reagirà l'Andria, come reagirà la squadra a questo doppio colpo pesante che ha subito nel giro di 4 giorni. Peppino, prima di chiudere questo gradito collegamento telefonico con te, voglio sottolineare la compostezza del pubblico e la maturità del pubblico di Andria, perché ieri a fine partita, ovviamente dopo una sconfitta pesante, invece comunque sì, qualche mugugno, come giusto che sia, ma comunque la tifoseria è davvero vicina alla squadra e crede davvero fortemente in questo obiettivo, e io lo dico tranquillamente, auguro a tutta Andria di tornare in Lega Pro, perché è una piazza davvero che merita quantomeno la Lega Pro, davvero ieri un'accoglienza, un tifo, mi hanno davvero colpito, quindi davvero questo è l'augurio che Marcello Mancino e il calcio che ci piace vogliono fare alla società biancazzurra e al pubblico di Andria. Ma sì, quest'anno è stato uno dei punti di forza dell'Andria, Marcello, questo connubio fra tifoseria sempre presente in maniera massiccia allo stadio, praticamente 5.000 presenze fisse ieri, probabilmente anche qualcosa in sì, più, visto che erano ospiti le scuole calcio non solo di Andria ma della provincia, e quindi questo diciamo binomio ha funzionato benissimo finora. È chiaro che non si vuole contribuire a rompere tutto, anche perché è vero l'Andria aveva 11 punti di vantaggio sul Taranto e 9 sul Potenza appena una settimana fa, però è anche giusto dire che l'Andria in partenza aveva come obiettivo quello di arrivare fra le prime 5, poi è chiaro che cammin facendo ha conquistato un posto di rilievo in questo campionato, adesso rompere tutto sarebbe stupido, quindi è chiaro che bisogna fare ancora di più fronte comune e cercare di capitalizzare questo piccolo vantaggio che è rimasto. Io, per usare così un paragone, dico che l'Andria è un po' come un tennista che si trovava 5-0 all'ultimo set e poi vede l'avversario arrivare sul 5-4. Benissimo. È chiaro che subentra un po' di paura, subentra un po' di braccino corto, e adesso bisogna vedere se l'Andria riuscirà a superare questo momento, ha le capacità per capitalizzare questo vantaggio. Peppino, se prendere la paura sarà un problema serio. Peppino, ovviamente meglio di me sai quali sono i tempi televisivi, davvero grazie e tanti auguri, davvero, tanti auguri Peppino. Grazie, auguri a tutti. Grazie, a tutti. Ci sentiamo presto, grazie a Peppino Ernesto, ciao. Ciao Marcello. Davvero splendido, davvero per me un maestro, perché lui lo vedevo quando ero io piccolo nelle sue dirette a Telenolba, davvero un grande professionista, un'accoglienza davvero ricevuta ieri fantastica ad Andria, quindi veramente volevo ringraziare Peppino Ernesto, giornalista della Gazzetta dello Sport. Allora, i contributi che ho realizzato in esclusiva ieri dal degli Ulivi, quindi chiedo a Lucio Costantini di mandarmi i video che abbiamo realizzato, sono ovviamente un prepartita, i calci di rigore, la festa
questa finale del Potenza, queste le immagini da degli ulivi di Andria. E questi sono i video che ho realizzato dalla tribuna stampa degli Ulivi. Beh, penso che questo sia anche il calcio che ci piace, mostrarvi anche dei video che ovviamente nessun'altra TV vi mostra, delle immagini davvero quelle proprio vere del calcio, quindi anche un po' al fine partita, quel silenzio abbastanza surreale con i tifosi, 30 tifosi storici del Potenza che sono giunti ieri e che davvero hanno esultato tantissimo con tutti i giocatori sotto la curva. Queste sono davvero le belle esultanze, il vero panorama ovviamente calcistico del campionato di Serie D, che il calcio che ci piace, assieme ovviamente al campionato di eccellenza, promozione, cerchiamo di seguire e di informarmi sempre. Sono addirittura d'arrivo di questa 43esima puntata stagionale con Pierpaolo, veramente una battuta in conclusione, salutando Francesco Parisi, il quale tra le nostre domande che lui ci pone ovviamente su Facebook, diciamo lui sì, eccola qua, che Lucio Costantino la mostra: sono arrabbiato, Schiattarella sarà pure un bravo giocatore, ma è talmente indispensabile da metterlo e non far giocare De Feni in quel ruolo. Beh, De Feni gioca anche comunque in un alto ruolo, però comunque diciamo, ecco, un po' l'accantonamento anche di De Feni, effettivamente un alto segnale un po'. L'abbiamo detto prima, vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per Sabelli. Io sposterei adesso l'attenzione dai singoli a tutta la squadra, con la speranza, bravo, che il Bari torni subito a fare i punti necessari per evitare brutte sorprese. I tifosi non hanno bisogno di inviti, ma questo è il momento per unirsi sempre di più attorno alla squadra. Assolutamente, partita poi fondamentale con il Crotone il sabato prossimo, davvero un match salvezza da vincere a tutti i costi per evitare ogni tipo di problema. Da Marcello Mancino davvero grazie
a tutti voi ovviamente che ci avete seguito. Ricordo quindi come sempre la replica stasera alle 21 e domani mattina alle 9. Grazie per Paolo Paterno. Grazie a te, auguri di buona Pasqua. Grazie per Paolo, grazie per Paolo. Ricordo per Paolo Paterno, giornalista e collaboratore La Gazzetta del Mezzogiorno. Grazie a Lucio Costantini, tanti auguri anche a te e ovviamente a tutto lo staff di Fly TV. Da Marcello Mancino, grazie, buon fine settimana. Ci vediamo quindi venerdì prossimo, quindi venerdì 10 aprile, perché lunedì è festa e quindi non andremo in onda, riprendiamo la programmazione chiaramente venerdì prossimo. Ciao a tutti, alla prossima, ciao. Per chi il vino non ha segreti e per chi invece sul vino ha tutto da imparare. L'Antica Grotta unisce sapientemente gusto e cultura. 200 metri quadri di esposizione, vini rossi, bianchi e rosati, vini sfusi, birre artigianali, champagne e distillati. Con le sue 15.000 etichette ed un personale esperto, avrai il vino giusto per ogni occasione. Questo mese l'Antica Grotta ti invita a provare lo straordinario menù degustazione nella sua sede in corso Giuseppe Mazzini 36 a Bari. Enoteca l'Antica Grotta, la biblioteca del vino. A pranzo o a cena? Stacca da stacco. Crepe dolci e salate, piadine, insalate, panini farciti ai 5 cereali, pizza sushi, pucce artigianali, toast e tantissimi piatti caldi. Stacco è l'urban brekery che sa stupirti sempre con i suoi menù. Il menù Tasty Good, crepe, bibita e caffè a soli 4 euro e se vieni a pranzo da noi un cupcake gratis per te. Ma stacco è anche l'ora del tè, con la sua varietà di infusi e dessert potrà rendere dolci i tuoi pomeriggi. Stacco ti aspetta a Bari, in Piazzale Locchi 3. Questa è casa mia. La RSSA Cavallino Hotel è sulla strada statale 96 da Modugno verso Bari. Info 080 566 29 17. Supermercato 5 Stelle. Il massimo della qualità. Prodotti delle migliori marche e i prezzi vantaggiosissimi. Carni di prima scelta.
e tantissimi preparati, salumi, latticini e formaggi di prima scelta. Aperti tutti i giorni dalle 7.30 alle 14 e dalle 16.30 alle 21. Il supermercato 5 Stelle combatte la crisi con prezzi sorprendenti. Il supermercato 5 Stelle vi aspetta nelle sue due sedi, Piazza Umberto 80 e Corso Vittorio Emanuele 73 a Bari Carbonara.